lasciamo Luca con Lorenzo e noi continuiamo con Lele Rizzo. Dopo il suo intervento avremo un microfono portatile, quindi chi vorrà intervenire potrà farlo, anzi dovrà farlo. Quindi. Grazie Guido. Allora, non vorrei fare un intervento, nel senso che credo che non ce ne sia bisogno, a parte per tutte le grandi cose che hanno detto tutti gli altri e tutte le altre. Nella realtà mi piacerebbe provare a fare una cosa diversa, visto che, come diceva Guido, c'è il microfono aperto, cioè di provare a ragionare insieme, nel senso che penso che qui non ci sia bisogno che io debba fare l'intervento che faccio dal palco la sera di propaganda, ma possiamo tranquillamente ragionare tra di noi. Vorrei introdurre due o tre cose, proprio magari per riuscire a stimolare qualche intervento e proprio qualche riflessione vera da riuscire a fare tutti insieme. Noi siamo abituati a ragionare insieme, ci sono dei momenti dove abbiamo più tempo per ragionare, ci sono dei momenti dove abbiamo meno tempo per ragionare, però ci sono delle cose sulle quali vorrei ragionare insieme a tutti, che sono delle cose che ci coinvolgono tutti come movimento, nel senso che Luca diceva bene a modo suo prima, il movimento NoTav non è facilmente definibile, anche perché se campiamo da 30 anni probabilmente se eravamo facilmente definibili o inquadrabili in delle esperienze politiche tradizionali, oggi saremmo morti come sono morte tante esperienze politiche, che però hanno anche tanta voglia di insegnarci sempre a fare tutto. Mentre noi abbiamo anche questa roba qua, che abbiamo la testa dura e pensiamo che non è che qualcuno abbia una verità in tasca da darci o una ricetta da darci, ma siamo pronti a sperimentare tante cose, siamo pronti a fare tante cose, perché quando parliamo di movimento popolare lo diciamo seriamente, nel senso che all'interno del movimento NoTav, ma popolare non solo perché è conosciuto ed è diventato popolare, ma perché c'è il popolo all'interno, con una definizione che poi ognuno può darsi, però in questo popolo c'è veramente di tutto, ci sono sensibilità umane, politiche, di prospettive e quant'altro diverse. Allora la forza, secondo me, la vera forza del movimento NoTav è sempre stata quella, si dice sempre, no, di tenere insieme tutti, ma com'è che si sta insieme tutti? Perché è facile così, no? È una cosa semplice dire teniamo insieme tutti, siete stati bravi, ma questo essere stati bravi è perché stiamo insieme per una cosa fondamentale, poi intorno ne nascono tante altre, che è quella di fermare l'alta velocità. Ma la differenza con tutto quello che dicevo prima è che quando diciamo di fermarla lo vogliamo fare sul serio e allora ci mettiamo tutto. Quando tutte le sensibilità del movimento NoTav in tutti questi anni hanno sempre fatto un ragionamento, secondo me, senza dirlo, abbastanza chiaro, cioè che nessuna è esclusiva, nel senso che all'interno di questa lotta poi tante volte l'ideologia e le cose che si pensano si traduce nelle forme in cui si fanno le cose, nessuna parte del movimento ha mai pensato di essere esaustiva, cioè nel senso che, ne so, io sono dell'idea che questo cantiere va attaccato più volte possibile, penso che quello sia l'unico modo possibile, se no non vinciamo. No, io penso che quella sia una delle tante cose che bisogna fare per fermare questo cantiere. Credo che c'è chi manda le email ogni giorno alla Commissione Europea, ben venga, però quelle email non varrebbero niente se dietro non ci fosse una storia, e una storia che bisogna anche rassegnarsi, amici miei, è fatta di barricate, è fatta di momenti di forza, è fatta di momenti in cui dobbiamo cogliere l'obiettivo e la dimensione politica che c'è intorno, anche sbagliando, perché l'abbiamo fatto tante volte, però ogni volta tentiamo di imparare qualcosa. Allora, quando si dice com'è che riuscite a stare tutti insieme, è perché si guarda più in là, si guarda all'obiettivo, e nessuno crede tra di noi, almeno, e siamo veramente tanti, di avere un'unica soluzione. Io mi riferisco ad esempio all'ultimo periodo. Quest'ultimo periodo per noi è stato positivo da un lato, ma è stato anche tragico, perché comunque ci siamo affidati in qualche modo, poi possiamo anche far finta di niente, ma non è così, ci siamo affidati anche a qualcun altro che non siamo noi. Pensavamo, nonostante abbiamo sempre detto e ci crediamo fortemente, che non ci siano governi amici, c'è chi ci crede un po' di più, c'è chi ci crede un po' di meno, ma non è questo il discorso assolutamente, perché ognuno ha sempre fatto la sua parte. Comunque è innegabile che abbiamo un po' delegato.
Ma questa delega ci ha portato dei dati positivi e dei dati negativi. I dati negativi li abbiamo recuperati facendo delle cose grandiose in questo anno, io lo prendo come anno politico, nel senso che quando si è risvegliato o svegliato per la prima volta il fronte SITAV e sono nate le madamine, il movimento NOTAV è stato in grado di dare una risposta politica incredibile. Le abbiamo distrutte, ma non loro in quanto persone, che non è quello il discorso, ma quello che c'era in quel momento. Il resto poi l'hanno abbiamo fatto nella manifestazione dell'8 dicembre, che credo che sia stata una delle manifestazioni più grandi che abbiamo mai fatto nella città di Torino. Poi quel percorso è morto, perché come tanti altri percorsi che poco ci appartengono, alla fine era un fuoco di paglia, perché doveva portare da qualche altra parte, cioè le elezioni, cioè la divisione del potere, cioè a dare più forza a Confindustria verso Salvini piuttosto che altri. Comunque era un'altra cosa. Poi abbiamo fatto la manifestazione di Roma, una manifestazione veramente importante con tutti gli altri movimenti, ma soprattutto che ha iniziato a parlare un linguaggio, Luca lo diceva bene prima, un linguaggio che oggi sta dando veramente degli stimoli importanti, soprattutto ai giovani, cioè la lotta ai cambiamenti climatici e tutto quello che c'è intorno. E abbiamo fatto una manifestazione incredibile, con dei numeri incredibili, dove sui giornali non c'era scritto assolutamente nulla e quant'altro, ma questo anche lo sappiamo. Quindi noi comunque ci siamo mossi e abbiamo fatto sì che quelle cose che sembravano negative, perché la delega non è mai positiva, ci ha ridato forza. Però bisogna anche sempre, quello che dicevo, imparare. Io per esempio la cosa che ho imparato dalle manifestazioni dei giovani, che alcuni hanno l'età di mio figlio, che lottano contro i cambiamenti climatici, per esempio mi ha colpito molto. Cioè, ho visto delle parole d'ordine che sono molto più avanti di altri. Ad esempio dicevano che per cambiare il clima bisognava cambiare il sistema. E io sono d'accordo su questo e credo che sia una parola d'ordine molto importante, e non è detta dai giovani solo perché sono giovani, ma dietro c'è un pensiero, ed è un pensiero che unisce tante persone, unisce tante lotte. Tutto ciò per dire che nella delega i lati positivi e i lati negativi, quindi noi abbiamo anche, e adesso questo percorso si è chiuso, perché credo che il percorso di delega si sia chiuso in maniera definitiva. Allora la domanda che voglio fare qui un pochino a tutti per riuscire a esprimerci, ma io lo faccio, badate bene, voglio fare questa premessa, cioè la mia non è una provocazione, sono serio in questo, io ho bisogno di ragionare insieme a tutti per il discorso di prima, perché verità in tasca non le ha nessuno. Però adesso, insomma, dopo che si è esaurita anche una fase che a livello politico, badate bene, che piaccia o no, era il momento più alto dal punto di vista istituzionale. Prima Alberto diceva che noi siamo un movimento istituzionale, non è proprio così. Dal punto di vista istituzionale, cioè delle istituzioni e dei partiti, soprattutto di governo, è stato il momento più alto in assoluto, nel senso che un partito che sta al governo poteva, con degli atti assolutamente formali, fermare l'alta velocità o questo progetto, oppure dargli una botta veramente importante che avrebbe di per sé forse fermato tutto l'iter della Torino-Lione, no? Quindi credo che, cioè, prima non ci eravamo mai trovati in una situazione così. È stata una situazione che per molti, ma io stesso, ho pensato a un certo punto cazzo, qui ci siamo quasi, diventa una cosa interessante anche a pensare, oh, dobbiamo spingere più noi, sennò sembra che qualcuno ci risolva la questione, dobbiamo rivendicarci i nostri anni. Mentre poi tutto si è spento perché? Perché ci sono degli interessi altri, evidentemente, ci sono tante cose. Noi oggi siamo in una situazione assolutamente complicata da quel punto di vista. Allora, anche lì, se era un lato positivo quello, importante, positivo, andava sostenuto nei modi in cui noi abbiamo fatto, senza firmare deleghe a nessuno, ma dicendo quando le cose sono fatte bene sì, quando sono fatte male no. Adesso la situazione poi è cambiata, è radicalmente cambiata, è completamente diversa, quindi questo periodo si è chiuso. Però allora a me piacerebbe ragionare da questo punto di vista, adesso cosa facciamo? Perché ieri, io lo so che tra di noi ci sono dei problemi sulla manifestazione di ieri, io dico tra di noi all'interno del movimento NOTAV, ed è legittimo che sia così. Io una cosa che dopo tutti questi anni faccio ancora fatica a comprendere, ma la giustifico, è quella che tante volte ci lasciamo anche impressionare da quelli che tante volte consideriamo nemici, no? Cioè dai giornali, ma non voglio dire per quello che scrivono, ma anche dalle immagini, ci si fissa su delle persone incappucciate, coperte di nero, vestite di nero, so che il colore non piace, tutta una serie di cose, e si vede quello e non si vede il resto. Tante volte anche noi cadiamo in quella logica.
Ma ieri quello che c'è stato, anch'io non ero proprio dell'idea, non so, ieri non c'è, nella realtà avevo un sacco di dubbi su cosa dovevamo fare, perché non lo nascondo, ma ieri vedendo tutti quelli che eravamo, vedendo che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto tante altre volte, purtroppo non tante nell'ultimo periodo perché è sempre più difficile, cioè abbiamo aperto un cancello. Sì, qualche pietra è volata perché quel cancello dovevamo aprirlo perché ci tiravano i lacrimogeni, quindi in qualche modo l'obiettivo era arrivare al cantiere. Ma siamo arrivati al cantiere, siamo stati 3 ore, molti sono stati di fianco all'autostrada, l'autostrada era aperta perché il nostro obiettivo era arrivare al cantiere, doveva essere chiaro, l'abbiamo dimostrato chiaramente anche da quel punto di vista. E dovevamo dare una risposta che si sa che comunque ci avrebbe portato anche dei problemi, perché tutti aspettavano che succedesse qualcosa. Però era anche importante riuscire a farla, riuscire a praticare un obiettivo, per tornare al discorso con cui ho aperto. Nel senso che io credo che nessuna forma di questa lotta possa essere esaustiva. Però io le rispetto tutte, e tutte devono rispettarsi, nel senso che secondo me anche chi partecipa alla nostra lotta con una bandiera sul balcone, solamente quello, con una donazione al sito, con un adesivo su una macchina, oppure nella sua vita ha firmato solo petizioni, ma o non lo so, o tante altre cose, per me va bene veramente tutto, perché comunque bisogna dargli senso, bisogna far sì che tutti partecipano e tutti si debbano poter esprimere. Poi ci sono dei momenti in cui secondo me vanno fatte delle scelte. E noi secondo me siamo capaci a fare quelle scelte, a volte sbagliamo, a volte facciamo giusto, a volte addirittura, ne dico una in più, sbagliamo anche consapevolmente, perché ogni tanto va bene anche sbagliare, perché tante volte sbagliare azzera delle cose. Io credo che se questo dibattito debba parlare delle prospettive del movimento Notav, debba ragionare insieme, almeno dobbiamo ragionare insieme sulle vere prospettive, sapendo che una fase si è chiusa, che ci piaccia o no, e che se ne deve aprire un'altra, e questa fase che si apre deve riuscire a contenere tutte quelle cose che tante volte sono solo le forme di un'espressione, ma non l'idea e il progetto e il programma di quello che dobbiamo fare. Perché non ci dobbiamo dimenticare che qua veniamo da una storia lunga. Adesso io tante volte quando, io ho 43 anni, quando ci troviamo alle assemblee, lo dico nel bene, non lo voglio che nessuno si offenda, però sono il più giovane che c'è a questa assemblea tante volte, poi per fortuna adesso vedo più giovani. Ci sono tante persone che insomma sono stanche, gli anni sono passati, perché comunque non ci sono solo soddisfazioni, era la nostra storia, ci siamo presi anche delle delusioni, è innegabile dire che noi continuiamo a ragionare, ed è giusto, su quest'area, cioè qui siamo in tutto quello che rappresenta il 2005, ma noi poi a un certo punto della nostra storia, tutti i metri che abbiamo perso, cioè, o meglio, che ci hanno fatto perdere all'interno della valle, noi non li abbiamo mai più guadagnati. Quindi non è che siamo informissimi, ma perché però ci rendiamo anche conto che facciamo anche quello che possiamo, non è che possiamo essere una cosa così potente da riuscire a riprenderci quei metri, ci piace. La cosa che ci fa stare tranquilli è che sappiamo che siamo riusciti a fare delle grandi cose. Qua sembrava impossibile liberare questo cantiere, eppure l'abbiamo liberato. Quindi con la tranquillità dello sapere di quello che riusciamo a fare, Si può andare avanti, però io credo, e quello che chiedo è una maturità, cioè, ma non la maturità non è quella che tante volte usiamo per dire bisogna essere più maturi, no, e quindi non fare cazzate, no, al contrario, avere la maturità anche di ragionare quando è importante fare le cazzate, ma soprattutto avere la maturità di far maturare questo movimento, di farlo guardare avanti, perché comunque io credo che una volta che siamo arrivati ad avere qualcuno, amico, al governo che poteva fermare l'alta velocità e non l'ha fatto, e sinceramente, come diceva Luca prima, infatti ci ragionavo su quello che stava dicendo, allora cosa bisogna fare? Allora ogni momento deve essere quello buono, quello giusto, deve dare forza e non togliere, non sottrarre. Ecco, la discussione che poi faremo nelle prossime settimane all'interno del Movimento Notav è questo: la giornata di ieri quanto ha dato o quanto ha sottratto? E questa rimane la domanda aperta. Ciò non toglie che per me è stata una giornata magnifica, perché è da tanto che non vedevo tante persone di ogni età così felici, e anche una capacità, credo, da parte di tutti, e non del, anche su quello mi piacerebbe riuscire a uscire, cioè non è perché c'è un centro sociale o ci sono delle persone che fanno parte dei centri sociali che sono loro che fanno le cose, ma una capacità di stare insieme e una capacità anche nei momenti dove bisogna fare di più, cioè quel cancello andava tirato giù, la polizia doveva essere allontanata perché ci prendeva lacrimogenate in faccia, farlo in una cornice che ci siamo dati, cioè in delle regole che ci siamo dati, che sono le regole
che il Movimento Notav ha utilizzato anche nei momenti di battaglia aspra. Ieri non era un momento di battaglia aspra, era esattamente un momento come tanti altri, però per me è anche un orgoglio riuscire a dire che un movimento sa anche usare un momento di piccola forza, però lo fa con un'etica, e questa secondo me è una cosa importante, perché poi se qualcuno invece mi vuole raccontare che la storia si è cambiata, almeno c'è qualcuno che diceva, Nicoletta secondo me potrebbe anche correggermi, che la storia ogni tanto ha bisogno di una spinta, e quella spinta lì però non si può dare solamente con le mail, a volte questa spinta bisogna darla sul serio. Grazie.